Buonasera a tutti, siamo in casa dei Bassotti oggi qui a Druento, siamo col portiere Tony Siclari e con Marco Ferrante per la Time Warp. Cominciamo con i padroni di casa, appunto i Bassotti, una partita molto intensa, un commento. Beh, è stata una partita, rendiamo onore agli avversari, venire qua non è mai facile, noi siamo tutti giovani, facciamo il nostro, oggi onore ai vincitori, si dice così. Certo. Per Marco Ferrante un rientro dopo un lungo stop, come stai e quali sono le prime sensazioni con il campo? Buonasera a tutti innanzitutto, ecco è stata dura ricominciare, nel senso che sono appena all'inizio, posso dire solo che è difficile prendere il ritmo e confidenza di un col pallone perché mi alleno solo da una settimana intensa e niente, adesso piano piano spero di fare una bella preparazione invernale per prepararmi poi al ritorno. Ecco. Certo. I Bassotti che sono una delle squadre, penso, di questa C1 con l'organico forse più giovane, però siete una squadra, sembra, molto ben integrata. Qual è il segreto? Ma il segreto sta nella società che ormai tutti conosciamo, i Bassotti, che da anni che sono nel circolo in Piemonte, hanno fatto anche campionati nazionali. C'è una struttura, un organico molto corposo, molto forte, con gente con passione, quella passione che, parer mio, manca a tutti quanti. Società Bassotti fa crescere questi ragazzi che, anche se è uno dei primi anni che giocano in C1, ma hanno sempre giocato in C1, si sanno esprimere nel calcio a 5 ed è quella cosa che manca nel nostro campionato di C1, ma in generale nel nostro movimento in Piemonte. Quindi io sono più che orgoglioso di giocare con questi ragazzi, mi diverto, sono il più vecchietto, loro si sente la differenza d'età solo dal punto di vista di animo, ma si sta benissimo insieme a questi ragazzi con tantissima voglia. Infatti, stando in mezzo ai giovani ci si sente sempre giovane. Ma poi anche io sono ragazzino. La Time Warp aveva bisogno, necessità di questa vittoria per la classifica e per il morale. Possiamo continuare così oppure, insomma... Beh, assolutamente sì, fa morale. E comunque abbiamo avuto un'altra gara dove abbiamo dovuto mettere alla prova la nostra parte atletica e tutto, e grazie a loro, che sono un'ottima squadra, siamo riusciti a dimostrarla. È stata una bella vittoria, appunto serve morale, serve per tutto, adesso concentrati e dobbiamo pensare a chiudere nel miglior modo possibile questo girone di andata. Ecco. E complimenti ancora a loro perché sono dei ragazzi giovani, hanno dimostrato di essere comunque all'altezza di un ottimo livello di calcio a 5. Voglio fare anche complimenti ai nostri giovani che sono entrati in campo e anche loro hanno dimostrato veramente tanto, quindi ecco questo. Con questo è tutto, un grande saluto a voi e ci vediamo alla prossima partita dove giocheremo in casa. Ancora una volta grazie a voi, Tony, grazie a Marco e rimanete sintonizzati, ci sentiamo presto.